Eccoci in diretta, ragazzi, fantastico. Sono emozionatissimo, grazie per essere qui. Siamo al primo episodio della Botteguccia dei Sigilli. E che dire, questa sera partiamo col botto e in realtà possiamo anche già incominciare a raccogliere degli indirizzi, io direi. Io sono il Teo Crackapart e siamo all'inizio di una nuova stagione meravigliosa per Ground Zero Channel, in cui andremo a occuparci di tutto ciò che è oscuro, di tutto ciò che è smantrufolato, usiamo questo termine meraviglioso per incominciare questa stagione. E questa sera incominciamo col botto, perché incominciamo con una bomber e avremo un ospite speciale, un ospite fondamentale, un ospite che ha permesso fondamentalmente tutto questo e che mi viene anche male di chiamare ospite. Che dire, andiamo con la sigla di inizio e poi facciamo entrare questo meraviglioso personaggio che probabilmente meriterà la prima bomba della stagione. Ci vediamo fra 15 secondi. Eccoci qua di nuovo, e allora è il momento, perché in realtà io devo a questa persona il fatto di essere qui, il fatto di essere nell'antro della Botteguccia, il fatto di incominciare con un personaggio meraviglioso. Incominciamo con un altro personaggio eccezionale, e come dire, abbiamo il nostro amico e direttore e boss, e come vuoi essere chiamato, Luca Tanesco. Benvenuto. E ciao Teo. Ciao e ciao a tutti. Grazie a tutti quelli che sono già collegati. Io probabilmente, Teo, sono più emozionato di te questa sera, anche perché insomma negli ultimi tempi non ci siamo fatti vedere molto, però sono felicissimo di presenziare questa sera per questa prima assoluta. Della Botteguccia dei Sigilli. Per questa prima. Tra l'altro io pensavo, adesso svegliamo subito una cosa per cui te lo meriti. Ciao a tutti, sarà una grande esperienza. Io pensavo che in realtà entrassimo entrambi, per cui ho letto un messaggio privato sulla chat privata, ho letto mettiamo la musica, facciamo eccetera, e mi sono ritrovato bene, io sono il Teo Crackapart, facciamo subito della pubblicità, andate a vedere i miei dipinti e adesso incominciamo con il sangue, con l'esoterismo, con i serial killer, con tutto insomma. Parliamo di una bomba, Ted Kaczynski, che non mi disturba definire a tutti gli effetti, perché lo è stato, perché non è più fra noi, un genio. Ed è questo il taglio che daremo alla Botteguccia, per cui prima di far parlare Luca, in realtà io vorrei dire una cosa. Per tutti quelli che ci seguono, tutti quelli che ci seguiranno, questa rubrica abbiamo pensato questa rubrica sostanzialmente non per scimmiottare tutti i nostri colleghi, pseudo colleghi, amici, non amici, quelli che ci tolgono l'amicizia su Facebook per vari motivi,
che trattano serial killer dal punto di vista gossiparo. Il sangue non mancherà, non mancherà l'esoterismo, non mancherà l'occulto, non mancheranno tutte queste cose che ci interessano. Non mancherà la telefonata con qualcuno di molto speciale ogni sera, però cercheremo di trattarlo in maniera oggettiva, come Luca ha già fatto in alcune delle sue proposte filosofiche, mi verrebbe da dire, e questo significa che probabilmente romperemo molto i coglioni, perché vogliamo fare in modo di trattare questi personaggi in maniera trasparente, nel bene e nel male. Ora ti lascio la parola, perché questo è la botteguccia dei sigilli. Beh, non è che ho tanto da dire, qualche informazione di rito. Naturalmente vedete un banner qui passare che tra poco anche toglieremo perché sta già disturbando, distoglie l'attenzione, però insomma penso che abbiate capito insomma che cosa dice e non serve dire altro. Io Teo volevo solamente fare, come abbiamo già fatto tra l'altro prima, un proprio brevissimo brindisi giusto È per cominciare giusto, in bellezza è questa giusto. serata e dopo veramente cominciamo a parlare del vero ospite di questa sera che è per l'appunto una bomber e vorremmo Speriamo capire che molte cose, anche perché io personalmente so poco, so veramente poco e sono curioso di conoscerne di più, anche perché insomma siamo qui anche per capire perché certe cose sono successe e perché certe cose esatto. purtroppo continuano anche a succedere e Assolutamente. bisogna assolutamente prenderle in considerazione perché dal nostro punto di vista è importante. E intanto un brindisi. Alla Salute, io lo sapevo che salute. tu, essendo veneto, la grappetta ce l'avevi già pronta Eh e sì. l'ho dovuto passare di nuovo. Salute Luca e salute a tutti i nostri amici. Che dire, una nuova stagione della vita, mi piace dire. Grazie Luca, grazie a Assolutamente. tutti. Suonava un po' come un finale, e invece stiamo proprio per cominciare. Suonava come un Allora. finale, ma perché suonava come un finale? Perché allora lui non mi ha dato l'indirizzo. Io avevo una cosa per te qua. Perché siamo in tema, io mi sono ritrovato in mano un tubo stamattina e non so esattamente cosa ci sia dentro. Ok, ho fatto il riferimento perché dell'inizio ho detto me lo butto dentro. Ho detto mi devi dare l'indirizzo, poi me lo puoi dare in privato. Va bene perché non lo vogliamo pubblicare, però io ho un tubo che secondo me potrebbe essere, anche perché non l'hanno mai dato il nostro una bomber. In Eh sì. realtà, quindi non lo so, è un tubo rosso, il colore, boh, chi lo sa, perché Casuale, anche su casuale. questo una bomber avrà qualcosa da dire. Molto Comunque. casuale. Ecco, Teo, beh, innanzitutto spiegaci perché hai voluto cominciare la botteguccia dei sigilli, la prima puntata, parlando di una bomber. Ok, adesso cerchiamo di darci un tono serioso, a parte gli scherzi, a parte che tra l'altro comincio a salutare i fedelissimi, Gnoma e Ciao Davide Davide. Fontana. Questo penso che sia mio papà, anzi ne sono abbastanza sicuro. Ciao Bruno. Come dire, allora, una bomber è un personaggio fondamentale. Io ho pensato più volte, ho detto come posso incominciare effettivamente una rubrica che deve essere una rubrica notturna, una sorta di zio Tibia del sangue, di tutto ciò che rimane in quella reticella di ciò che non si dice, ok, normalmente. Perché ho scelto una bomber? Perché una bomber, fondamentalmente, come ho già detto in ingresso, è un genio, è stato un genio, è stato un genio dal punto di vista filosofico e sociale, prima ancora di essere un killer. Ed è un killer che tra l'altro è abbastanza improprio chiamare serial killer, nel senso che sarebbe più corretto chiamarlo un terrorista politico, dal punto di vista puro della sua partecipazione all'impegno sociale a tutti gli effetti. Scelto di partire da una bomber perché una bomber è anche un personaggio che ci permette di analizzare tutta una serie di dettagli attraverso i quali la nostra società si modifica e si è modificata negli ultimi 50 anni e che probabilmente stanno anche alla base della creazione di tutti o parte di quei
mostri, come alla società piace chiamarli, serial killers, che fondamentalmente sono probabilmente il riflesso, primo, di tutta una serie di imposizioni della sovrasocializzazione, che è un termine che rubiamo direttamente a una bomber, cioè un asservimento, una schiavitù totale dell'essere umano ai principi della società, e laddove questa schiavitù non è sostenibile, proviene l'alienazione, dall'alienazione proviene la solitudine a tutti i livelli, dalla solitudine a tutti i livelli arriva anche eventualmente il crimine seriale. Secondo, e questo penso che sia e spero che diventi fondamentale per dare l'idea di come noi vogliamo fare questa botteguccia dei sigilli, una bomber ci ha raccontato a partire dal 1973 una certa quantità di dettagli che avrebbero piagato, che avrebbero sostanzialmente bucato le maglie della libertà e della consapevolezza degli esseri umani da lì a 50 anni. Siamo assolutamente dentro. Adesso lo approfondiremo, ma ha scritto un manifesto in particolare di circa 38.000 parole. Che è stato il manifesto che fondamentalmente lui ha voluto uccidere delle persone per cercare di arrivare tatticamente alla pubblicazione di questo manifesto, per fare in modo che fosse letto in un ampio ambiente di informazione, come quello in cui siamo dentro tutti quanti, quello in cui quando voi entrate su Instagram fondamentalmente voi dite, io dico, chiunque fa arte dice, cazzo, io faccio arte, bella, brutta, quello che è. Come cazzo è che la mia arte è sommersa da una marea di merda e da una marea di tette? Piacciono a tutti le tette, almeno siamo maschi, io e te, non è questo il problema. Piacciono anche alle donne, però il problema è che perché questa informazione è così sconsideratamente piallata? Perché c'è la possibilità che tutti, qualunque coglione, dica la propria? Perché l'idea di una bomber, l'idea di un'analisi sociale potrebbe essere confusa in tutto questo marasma. E forse questo è proprio l'obiettivo. Ecco, sono stato lunghino, ma c'è dentro l'anima della botteguccia, ecco, in tutto questo. Sì, insomma, sembrerebbe, ascoltando le tue parole, perché ovviamente come ho detto prima io non ho studiato la sua vicenda, non so neanche esattamente in che periodo abbia operato, ma sembra che abbia una visione totalmente nichilista, anche molto vicina a quella nietzschiana della società, forse, no? Allora, io direi che lui identifica in particolare in quello che lui chiama il processo del potere, che potrebbe essere in qualche maniera connesso al concetto di volontà di potenza, una delle necessità, se non la necessità fondamentale biologica dell'essere umano. Che lui sia nichilista, io francamente tendo di contraddirti. Lui fondamentalmente analizza quelle che sono i processi della società tecnologica e lui suppone che, dato uno scollamento da quelli che sono le nostre necessità primarie, l'uomo viene introdotto in un ambiente di quelle che lui chiama attività surrogate, quindi attività non finte, ma attività che non danno effettivamente uno scopo di soddisfazione all'essere umano. Questo avviene in maniera abbastanza diffusa in realtà nella società in cui viviamo. Supporrà l'introduzione di meccanismi di divertimento palmare, non necessariamente i videofonini come li abbiamo oggi, cioè gli smartphone, però il concetto fondamentalmente era quello, la possibilità di andare a distruggere ogni scopo primario umano e ogni autonomia in modo tale da poter sostituire quello che per l'uomo non c'è più. Perché viviamo in una società in cui il bene primario, il cibo, il sesso, la compagnia è in qualche maniera soddisfabile. Gli obiettivi eccezionali ti sono imposti dalla pubblicità, ma non sono soddisfabili. Rimane il centro,
Cioè rimangono le attività, quelle che lui chiama di secondo livello, cioè quelle che hanno bisogno di un determinato sforzo per ottenere un determinato obiettivo. Ma nella maggior parte dei casi sono attività a cui tu potresti rinunciare. Qui incominciamo a vedere qualcosa della genialità di quest'uomo. Io ovviamente richiamo i nostri amici a pensare, intanto si tratta di un bombarolo, quindi il sangue. C'è, però è un bombarolo di un'intelligenza eccezionale, un quoziente intellettivo di 7 punti superiore a quello di Einstein. Quindi non si tratta di di una di quelle persone che mi vedrete, fra virgolette, anche difendere. Io prenderò tutti gli insulti, in qualche maniera riuscirò anche a rispondere Non agli credo. insulti. Ma nel momento in cui io verrò a dirti Jeffrey Dahmer mangiava questo, mangiava quell'altro, secondo me, date le sue condizioni psichiatriche, dovrebbe essere una persona che non dovrebbe fare neanche un singolo giorno di carcere, ma eventualmente un ospedale psichiatrico, una cura, una reimmissione nella società. Evidentemente questa non è, perché poi arrivano le voci, sai, ah, tu se fossi un parente, se tu fossi... Il problema è cercare di ampliare la Certo. nostra empatia. Okay. Una bomba è stato veramente un genio e ha scritto tra l'altro diversi contenuti anche dal carcere, dopo essere stato incarcerato, ma ha descritto i mali della società tecnologica e ha descritto come voi, quindi io, tu, voi, tutti quanti, diventeremo inutili nel momento in cui un sistema potrebbe dirti... Ok, a me non me ne frega un cazzo di pagarti lo stipendio oggi in maniera corretta e tu stai facendo delle attività che non servono un cazzo. Perché fondamentalmente le tue attività primarie, il cibo, la politica di base, i rapporti sociali sono delegati a un livello più alto. Ok? In un futuro, nel momento in cui effettivamente tutto sarà svolto dalla tecnologia, per esempio, perché mai si dovrebbe supporre che in un mondo in cui ci sono dei sacerdoti della tecnocrazia tu possa essere utile? Perché ti si debba pagare uno stipendio, tutto sommato, per non fare niente, per continuare a fare arte, come faccio io? Potresti, per esempio, Guarda, morire con una pandemia controllata. No. Teo, ti dico solo una cosa, a parte il fatto che hai fatto una descrizione che sembrerebbe combaciare, almeno per quello che vedo io, con la società che io vedo, che io percepisco, che potrebbe anche non essere la società che percepisce qualcun altro, ma a me risuona familiare quello che stai dicendo. E ti faccio l'esempio per quanto riguarda il mio lavoro, hai parlato di stipendi, hai parlato proprio anche di professioni, insomma, del ruolo che ha un individuo all'interno della società, il lavoro, insomma, è un ruolo fondamentale, per fortuna o purtroppo, non so dirlo, però lo è. E io che lavoro nel mondo dell'informatica, adesso sai che sono venuti fuori questi strumenti eccezionali e questi ti permettono di trovare all'interno di un codice, all'interno di un algoritmo, un errore, una cosa che normalmente ti potrebbe portare via anche una giornata intera di lavoro. Tu digiti, fai proprio copy and paste del codice lì e lui ti trova l'errore di sintassi immediatamente. E tu ti alzi, sei a posto, hai finito quello che dovevi fare. Esatto, e sei E quindi io direi costretto. che il buon una bomber in questo potrebbe averci azzeccato, no? E sei costretto a fare che cosa? A impiegare il tuo tempo in quelle che lui chiama le attività sostitutive. E nessuno nega, guarda che nelle attività sostitutive il buon Ted Kaczynski, adesso faremo anche un minimo di storia di questo personaggio, nelle attività sostitutive lui include chiaramente anche la ricerca scientifica. Cioè lui include anche l'arte, okay? Lui include tranquillamente anche la ricerca medica, tranne, diciamo, eliminando quei casi in cui la ricerca scientifica, la ricerca medica e l'arte, abbiano un obiettivo di tipo personale, di affermazione, di visibilità. In tutti gli altri casi, sostanzialmente, sono delle attività sostitutive. Il sesso non lo è. State tranquilli. Potete trombare di brutto. Non lo è perché Dovete, anzi. fondamentalmente dovete assolutamente. assolutamente sì. Il punto è che queste
il sesso non lo è perché tendenzialmente e il rapporto sociale primario non lo è perché nessuno di noi riesce a vivere effettivamente o tendenzialmente riesce a vivere in maniera soddisfacente senza il contatto con una persona dell'altro sesso, insomma, o con una persona dello stesso sesso, indipendentemente da quelli che sono i vostri gusti. Però questo è, insomma, qualcosa su cui riflettere, assolutamente. Sì. E prima di cominciare una piccola cronostoria, come hai già previsto di fare, qualcuno ti potrebbe obiettare, sì, ok, sarà anche un genio, però stiamo ascoltando le genialità di una personalità che comunque ha fatto quello che ha fatto. E come te lo spieghi? Magari sono pazzie anche queste, capito? Questo potrebbe essere, non so, un'obiezione. Questo è il punto della botteguccia. Questo è il punto. Io non faccio nomi, però ovviamente mi documento, guardo i nostri amici, come ho detto, guardo i nostri concorrenti, fra virgolette, come li volete chiamare, non mi interessa, secondo me sono tutti amici, tutte persone che fanno informazione. Vedo tante persone che sfruttano il personaggio per fare audience e basta. La realtà dei fatti è che se il sistema è tarato in questa maniera, se voi state vivendo delle vite parzialmente o grandemente parzialmente, scusate i doppimente, finte, allora tatticamente ci mettiamo il terzo per riuscire ad arrivare all'informazione. Devo utilizzare dei sistemi che non sono sovrasocializzati, per utilizzare di nuovo un termine da una bomber, cioè non sono allineati al sistema che lui tra l'altro identifica con la sinistra liberale, in particolare con i suoi problemi di senso di colpa, di socializzazione, eccetera, di come dire, amore per il successo, eccetera. E quindi non c'è altra via. Ovviamente non stiamo dicendo, e abbiamo messo, anzi, io direi che lo rimettiamo, il nostro simpatico banner, non stiamo dicendo ora e non faremo mai apologia. Stiamo analizzando tatticamente cosa può essere fatto. Io, andate tranquilli, eventualmente la bomba la mando solamente al mio direttore, ti chiamo direttore apposta perché ti faccio incazzare. Perché mi ha fatto partire così, o meglio, non sapevo che e ho fatto una risata così, però non metteremo le bombe, però informare sì, perché se noi dobbiamo riprenderci in mano la volontà di fare anima, allora vogliamo farlo. Ma soprattutto, Teo, comunque anche l'invito è di documentarvi, nel senso non è che quello che si dice qui è la verità assoluta, quindi Assolutamente. lo spirito è proprio quello anche di incitare le persone a essere un pochino più attive. E andate a vedere quello che ha fatto, andate a veramente a constatare se poi le nostre analisi, le analisi del Teo più che altro, più che le mie, che è molto più informato, insomma, su questi personaggi. Se questi pensieri sono condivisibili, insomma, se ci si può convenire, se si può trovare un punto di incontro e soprattutto se sono utili. Dal mio punto di vista, assolutamente sì, a prescindere che si sia d'accordo oppure no. Teo, io adesso non so se vuoi, ti scombussolo i piani, però visto che hai preparato anche qualche immagine, giusto per far Sì, vedere sì, sì, di sì, chi sì, si sì. tratta, non so se possiamo farle già vedere o se volevi aspettare Cominciamo a parlare di Ted Kaczynski. Allora, Ted Kaczynski è il figlio di due immigrati polacchi. Qua lo vediamo in realtà in un'immagine già del 1968. Andiamo a identificare di chi si tratta perché è importante. Si tratta di una persona che già all'età di 6-7 anni e poi successivamente 10-11 anni è stato sottoposto a dei test di quoziente di intelligenza e ha superato già a quei tempi il livello di Einstein. Non perché Einstein sia necessariamente il punto di riferimento, ma perché si tratta di una persona incredibilmente brillante. Abbiamo qua qualche immagine anche precedente. Lui è nato nel 1942, quindi l'immagine che vedete in alto a sinistra nel 1958 è l'immagine in cui lui entrò in università. Sostanzialmente è un'età estremamente precoce, considerate che lui skippò un anno di scuole medie, possiamo chiamarle così, negli Stati Uniti, per via dei suoi meriti intellettuali.
intellettivi, anzi potremmo dire. È una persona che ha, da questo punto di vista, potremmo racchiudere in questo aspetto la maggior parte di quelle che vengono chiamate le scuse adattative, ecco, della società per quanto concerne una bomber. Nel senso che lui ebbe a dire che effettivamente il salto di classi, la mancata possibilità di frequentare i propri coetanei in un momento focale della propria vita, fu estremamente importante per la sua crescita relazionale. Non ha mai voluto indicare questo come un dettaglio fondamentale per la sua crescita intellettuale, tant'è vero che è della sua crescita che possiamo chiamare criminale in qualche maniera, tant'è vero che non dovremo mai dimenticare il fatto che lui al processo, o meglio, al processo si tentò di farlo passare per insano di mente, infermo di mente, cosa che lui ovviamente rifiutò, addirittura ricusò i suoi avvocati, si mise nella condizione di difendersi da solo, perché evidentemente quello che lui scrisse sulla società industriale e sui suoi effetti sulla società tecnologica non poteva essere compatibile con una diagnosi di infermità di mente, e lui difese questa posizione in maniera eccezionale. L'unico dettaglio che qui lo vediamo, va bene, nel 1958-59, adesso togliamo questo simpatico banner che ci rompe le scatole, più che altro rompe le scatole a me, credo, o forse a tutti, 62, 94 e 96, quindi 94 un anno prima dell'arresto, 96 un anno dopo dell'arresto. Tra l'altro, per non smentire mai quello che è il Teo, crack apart, guardate la differenza, è un Baldo giovine, simpatico e motivato nel 1994, nonostante non molto felice, ma nel 1996, dopo probabilmente 6 mesi di carcere, guardate in che condizioni l'hanno ridotto. Questi sono gli Stati Uniti. Questi sono gli Stati Uniti che decidono di mettere a morte le persone, cioè di uccidere le persone che hanno ucciso delle persone. Questo è un altro leitmotiv che ritroveremo spesso nella botteguccia dei sigilli, perché per me è fondamentale. Comunque, che dire, skippò diversi anni dello studio normale, arrivò in università a 16 anni, si laureò prestissimo e si laureò diventando insegnante, diventando insegnante a Berkeley a un'età eccezionale, nel 1962, quindi sostanzialmente lui fu qualcosa di precoce, sì, un prodigio unico nella storia degli Stati Uniti in generale. La sua dimostrazione su delle procedure matematiche, in particolare su delle funzioni geometriche complesse, fu una dimostrazione che venne considerata dai suoi insegnanti come qualcosa di prodigioso. Addirittura ci fu un suo insegnante che disse: ci sono forse 10-12 persone negli Stati Uniti che potrebbero capire la profondità di questa dimostrazione geometrica. Già stiamo andando all'interno di un ambiente che probabilmente rompe un po' i coglioni. Il punto fondamentale qual è? È che lui diventò assistente professore a Berkeley, ma nel 1968 lasciò la cattedra in maniera ingiustificata. Aveva già scritto parte, suppone, di quello che era il suo manifesto sulla società industriale, almeno i punti principali. Qui non possiamo lasciare indietro quello che è un atto fondamentale che viene utilizzato nella maggior parte dei canali, nella maggior parte dei circuiti di informazione, ovvero il fatto che Kaczynski fu sottoposto ai processi di manipolazione mentale del progetto MK Ultra della CIA. Probabilmente qualcuno di voi saprà di che cosa si tratta. Inizialmente MK Ultra è un progetto in realtà a largo respiro, è un progetto a più celle che dipendeva dalla CIA negli Stati Uniti, e che era un progetto che doveva andare a manipolare la reattività
tipologie principali di persone. La prima tipologia era il combattente, cioè colui che doveva andare ad avere delle incredibilmente efficaci azioni, doveva portare delle incredibilmente efficaci azioni di guerra e di resistenza alla tortura. La seconda tipologia di persona era il torturato stesso, ovvero le persone che venivano dagli Stati Uniti in maniera simpatica, addotta dagli Stati Uniti, dagli israeliani, insomma, da queste simpatiche persone, addotta in maniera probabilmente non libera e sottoposta a sistemi di interrogatorio che, voglio dire, gli americani non perdono mai occasione di parlare dei sistemi di interrogatorio della Russia, ma fra tutti i vari sistemi di controllo mentale all'arancia meccanica che MKUltra comprendeva, ve ne erano di veramente eccezionali. Fra cui, che cosa? O meglio, scusate, la terza tipologia erano persone incredibilmente brillanti, persone che potessero sviluppare un pensiero in qualche maniera recalcitrante rispetto alle condizioni sociali e agli obiettivi sociali degli Stati Uniti, analizzare i loro testi, nella maggior parte dei casi incredibilmente brillanti, e andare a sfrondarli, andare ad aggredirli in maniera sia intellettuale che personale in camere in cui venivano legati letteralmente a sedie modello Alex di Arancia Meccanica, sottoposti a insulti, sottoposti a torture, sottoposti a torture di tipo elettrico, sottoposti a sperimentazioni di medicinali, per riuscire a modificare l'atteggiamento, ecco, ribelle di queste persone. MKUltra intervenne su una bomber, quindi intervenne Kaczynski, però, come dire, intervenne perché in particolare? Perché Kaczynski ebbe la grandissima fortuna, sfiga, di avere come mentore un professore che si chiamava Henry Murray, alla Berkeley, che era un professore che si occupava, legato ai servizi segreti americani, si occupava di indicare quali persone potessero essere più, diciamo, le migliori da poter scegliere per poter andare a vedere a quali livelli il progetto MKUltra arrivasse per poter andare a fare manipolazione del pensiero. Qualche volta è vero, si è parlato anche di Manson, ne parleremo. Del simpatico Charlie qua, ne parleremo in altre puntate. Ce l'hai Si è anche parlato. dietro, non so se è una visione, ma mi sembra di vederlo là dietro da Ce l'ho qualche lì parte. perché ce l'ho, vediamo Dall'altra se riesco qua. parte, sì. Esatto, Ah, esatto. ok. Ce l'ho lì Charlie perché è uno dei miei quadri. E c'è Uno anche dei qualcun altro quadri. lì vicino, comunque sono tutti personaggini che tratteremo. Sì, Anche c'è là Jeffrey sotto, Dahmer, anche c'è là Jean sotto, Valjean. proprio appena sopra la tua spalla. Appena vediamo se riesco. Sì, Sì. c'è un cannibale russo lì da qualche parte. Vediamo Sì, se faccio così. Sì, ma non esagerare perché io ho il tubetto per sì, te, quindi, sì, 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 ok. sì, sì, sì. Bisogna attendere. Scusa l'interruzione. No, vabbè, è importante anche perché ragazzi, tra l'altro, domandate, chiedete, fate delle interruzioni, Interrompete. interrompete, commentate, chiedete delucidazioni. Entrate a gamba tesa, entrate a gamba tesa. Esatto, entrate a gamba tesa, anche perché io spero che possiate entrare adesso perché io dirò che moltissime persone utilizzano MKUltra per giustificare la manipolazione del pensiero su una bomber per dire MKUltra è riuscito a trasformare una persona brillantissima. In termini filosofico-sociali, per quanto concerne il paese Stati Uniti, in un bombarolo da strapazzo. Questa è una tesi purtroppo estremamente diffusa, okay, in internet. Io rifiuto, non tanto perché mi ritengo un'autorità o l'autorità su una bomber, non è questo il punto. Il punto è che una bomber ha dimostrato una lucidità nel spiegare
nel volerci dimostrare, nel voler parlare di quello che è l'impianto sociale dell'uomo che sta diventando sempre più obsoleto, sempre più inutile, nella società in cui viviamo in maniera brillante. E non ha mai smesso. E ripetiamo, ha usato le bombe per arrivare ai mezzi di comunicazione. Ecco. E proprio tecnicamente e fisicamente tu sai il numero di persone che ha ucciso? Sì, lui Più o meno c'è un conto. ha ucciso tre persone, tra l'altro, e queste sono le informazioni che a me piacerà di più dare, una bomber, fra tutte le citazioni dei nostri personaggini, una bomber dirà, tutto sommato, io ho ammazzato anche meno di un incidente stradale medio per riuscire ad È arrivare alla vero. comunicazione. È È vero, vero. ok? Ha ucciso tre persone, ha ucciso tre persone mirandole in maniera specifica, adesso poi diremo eventualmente, anzi, diremo di chi si tratta, e ha ferito 23 persone. È stato attivo come bombman, diciamo, dal 78 al 95, con un picco fra l'82 e l'85 in particolare, ma ha ucciso persone Non come casuali. dire, non casuali. Ecco, mi hai tagliato la parola perché stavo per dire qualcosa che forse era meglio non dire. Così ci chiudono subito alla prima puntata. Appunto. Però, come dire, perché le ha uccise, da dove le ha uccise, da come. Lui ha detto: la società tecnologica produce questa alienazione, queste attività surrogate, questo distaccamento dalla realtà, questa solitudine. Perché, come, quando, che cosa possiamo fare? Ce ne andiamo. In particolare, ce ne andiamo. Dove se n'è andato lui? Se n'è andato in una capanna e io vi voglio vedere, ragazzi, a fare come una bomber, perché una bomber se n'è andato in una capanna di 14 metri quadri a Lincoln in Montana, dove poi fu anche arrestato nel 1995 e visse con qualche libro e una stufa, okay? Come diciamo ricchezza della propria vita in termini voluttuari, perché effettivamente lui disse: non c'è altra possibilità che tentare di sfuggire al sistema tecnologico, il sistema tecnologico che arriverà a controllarci in maniera pratica e in maniera anche multimediale al punto tale da non poter più neanche pronunciare una parola, perché le parole saranno messe sotto controllo. Bandite. Esatto, le parole saranno limitate dal sistema e questa è una cosa a me urge, poi dopo, perché ho visto che già abbiamo fatto quasi 40 minuti, a me urge dire una cosa, la disamina del manifesto di una bomber della società tecnologica sarebbe una disamina estremamente lunga. Io invito chiunque a scaricarlo e peraltro è anche possibile, penso di avere anche una schermata che avevo ritagliato da Google, eccola qua, è assolutamente possibile comprare la società industriale e il suo futuro in diverse edizioni, ok? Quindi è possibile leggere il manifesto di una bomber, è possibile studiarlo, viene studiato in università negli Stati Uniti, viene studiato a Berkeley. Esattamente, dove lui era stato assistant director. Perché il problema che lui portava, una frase che per me è fondamentale, la libertà che noi viviamo non è dipendente dalle nostre libertà costituzionali, questa è una frase terrificante, ma è dipendente dal livello tecnologico e dal livello commerciale in cui siamo inseriti. Ripeto, la libertà non dipende dalle libertà costituzionali, ma dal livello tecnologico e dal livello commerciale. È una singola frase all'interno di un manifesto eccezionale, ma di che cosa sta parlando? Sta parlando del fatto che, signori, voi su Facebook avete una entità che ha un diritto maggiore della vostra libertà di espressione. E questo avviene oggi,
questo sta avvenendo, al di là della valutazione delle attività surrogate, del fatto che noi diventeremo inutili, eccetera, eccetera. E che soprattutto, Teo, viene costruita al di fuori di me, al di fuori di te e al di fuori di voi, per l'appunto. C'è una... Paradossalmente su Netflix c'è questo documentario che si chiama The Social Dilemma, che spiega in modo proprio perfetto questa meccanica, il fatto che venga creato un avatar al posto tuo e tu diventi inevitabilmente quell'avatar che qualcuno ha costruito, che qualcuno ha costruito per te. Questo è abbastanza inquietante. Te, hai detto anche una cosa importantissima, nel senso che questo manifesto viene studiato nelle università, nella stessa università in cui lui ha fatto docenza. E questo vi fa capire, e dovrete capirlo anche nel proseguo di questa rubrica, che noi tratteremo molti personaggi discutibili per quella che è la percezione comune, insomma, di questi personaggi, ma nulla ci vieta appunto di analizzare certe dinamiche che appunto dal nostro punto di vista vanno analizzate per forza di cosa, perché sono importanti. Quindi sentirete parlare appunto di personaggi che al solo nome vi verrà voglia di scappare, però se siete curiosi, se avete la curiosità di stare qui con noi, non ve ne pentirete. Tra l'altro è importante perché, ragazzi, parleremo di cannibali, parleremo di smantruffolamenti di sangue, parleremo di qualsiasi schifezza possibile e immaginabile, parleremo di esoterismo, parleremo di demoni, parleremo di occulto, parleremo di tarocchi, parleremo di un sacco di cose. Però una bomber è stato scelto come, diciamo, ariete perché quella stessa, anche perché quella stessa alienazione, quella riduzione dell'essere umano alle attività surrogate, quella impossibilità di sviluppare quello che una bomber chiama il processo del potere, adesso diremo due parole su questo, è probabilmente anche ciò che crea in taluni casi particolari, con l'aiuto della biologia, con l'aiuto dell'educazione o della mala educazione, con l'aiuto di una cattiva retribuzione, anche la creazione di quei mostri. Quello che io ho chiamato modestamente, in un piccolo saggio che ho scritto, una non evoluzione orizzontale dell'essere umano, la impossibilità di uscire dal meccanismo di omologazione della soprasocializzazione. Quindi da questo punto di vista forse mi è venuto in sogno una bomber ai tempi, non lo so quando lo scrissi, però queste persone sono colpevoli materialmente, nel senso che Jeffrey Dahmer ha ucciso questo, questo e questo, Cicatillo ha ucciso questo, questo e questo, il nostro Ted Bundy, il magnifico, simpatico, bellissimo, intelligentissimo Ted Bundy ha ucciso sciupa tutte queste femmine. Ragazze, mm-hmm. Sciupa femmine, assolutamente sciupa femmine. Noi non vogliamo non prendere le parti delle vittime o delle famiglie delle vittime. Il problema è capire a che cosa ci serve mettere queste persone a morte, mettere magari anche una platea. Anche l'etichetta del cattivo, okay, l'etichetta del esatto. Cattivo per sempre. Esatto, del cattivo per sempre. A te ti fa sentire più buono? Ma che poi ci può anche stare, mettiamogli l'etichetta del cattivo, dell'assassino, ma non fermiamoci lì. Esatto. Perché è quello l'errore più grande che si può fare in assoluto. Sì. Perché nella profilazione, a partire dai modelli comportamentali, fin dall'adolescenza, a tutto quello che accade poi nello sviluppo delle personalità, fermarsi a questo tipo di etichetta non risolve il problema. Farebbe quasi pensare che la società abbia bisogno, abbia voglia, abbia alcune volte anche del godimento a creare dei personaggi da dare in pasto, insomma, le giurie da dare in pasto alle persone, quasi come se questo sia una soluzione del problema, ma rimanete sempre invischiati all'interno di attività sostitutive. Ed ecco che torna il nostro una bomber. Invece stavi parlando di potere, visto che ci stiamo avviando anche verso la chiusura, se vuoi fare questa esporre quest'ultimo pensiero, Teo, e dopo mandiamo anche la promo, che non ci sì, una bomber ha identificato, ha fatto delle grandi disquisizioni relative a quelli che sono i caratteri della sinistra liberale,
dell'incapacità di prendere dell'autonomia per la difesa dei propri diritti e quindi della falsa difesa di diritti di minoranze e della costruzione anche di tormentoni demagogici relativi alla manipolazione del pensiero delle masse. Per esempio, per dire, io costruisco un motivo di pensare che l'ambiente sia più in crisi di quello che effettivamente è e convoglio il pensiero delle persone in termini di autonomia del pensiero stesso su questo problema, non tanto perché non sia vero, quanto perché effettivamente è un'attività sostitutiva e riesco a tenere il potere. Il processo del potere, secondo una bomber, che cos'è? È qualcosa di basilare. Noi ci poniamo uno scopo, noi dobbiamo avere uno sforzo per ottenere quello scopo, arriviamo al raggiungimento di quello scopo ed eventualmente dobbiamo anche avere un pochettino di autonomia nell'ottenere quello scopo. È qualcosa di estremamente basilare, sia in termini filosofici che in termini biologici che in termini sociali. Nella maggior parte dei casi, cosa succede nella nostra società? E provate a pensare se non è così. Ve lo daremo il sangue, ma sopportateci perché è Un po' di importante questa filosofia cosa, perché bisogna iniziale ci partire sta, da insomma, questa per cosa. le E fondamenta. in che cosa vi trovate invischiati voi, io, Luca, tutti quanti? Noi non abbiamo nessun problema a sostenere il cibo, la protezione primaria. Ok? E non abbiamo nessun problema a raggiungere obiettivi irraggiungibili, tipo quelli che, per esempio, ti fanno vedere vuoi diventare davvero come Fedez. Io no. Però diciamo che qualcuno voglia diventare come Fedez, ma tendenzialmente non riesce a diventare come Fedez. All'interno rimangono tutti quegli obiettivi che con una certa quantità di sforzo possono essere raggiunti. Ecco, quegli obiettivi nella società in cui viviamo sono praticamente tutti obiettivi di carattere sostitutivo, sono obiettivi finti. Noi non facciamo nessuna fatica per sostenere la nostra vita, il cibo, le cose primarie, non facciamo nessuna fatica per arrivare a obiettivi incredibili perché non possiamo arrivarci. Tutto quello che c'è nel mezzo, dice una bomber, è un minimo di intelligenza e un sacco di obbedienza. Ok? Quindi all'interno di quel settore centrale c'è quello, e la vita della maggior parte degli esseri umani si svolge sostanzialmente anche lavorando all'interno di quel settore lì. E ora ditemi se non è Teo che lo dice, non lo sostiene, però se io devo cercare di far arrivare in un marasma di informazione gestita dai Murdoch, dai cazzi e mazzi, da chiunque gestisce l'informazione, voglio far arrivare queste riflessioni, come posso fare tatticamente se non mettendo delle bombe? Teo non lo sostiene, credo neanche Luca, però effettivamente tatticamente è plausibile perché non ci posso arrivare nel marasma Trovando dell'informazione. tutti i canali chiusi, canali mediatici perlomeno chiusi, per non È un parlare poi disastro. dell'università, insomma della struttura universitaria, insomma adesso quella americana non la conosco, ma posso immaginare cosa potrebbe essere, insomma, essere dentro quel sistema. Che lui identifica come, tra l'altro, la roccaforte dei personaggi di sinistra liberal che si occupano fondamentalmente di una marea Non di. volevo dirlo, l'hai detto tu, l'hai completato. Ma sì, perché poi sembra di voler fare il Vittorio Feltri, che a me fa anche molto ridere, cioè mi è simpatico per le cose che mi fa, più che altro perché mi fa ridere quando guardo i suoi video. Però effettivamente, quando lui parla a certi giornalisti radical chic e gli dice a te non te ne frega un cazzo degli immigrati, fai il serio. Sta dicendo quello che sta dicendo una bomber. Ora, non è questa tutta la sinistra, non è così tutta la società, È però una queste semplificazione, cioè. dinamiche è una semplificazione, ma queste semplificazioni in condizioni biologiche particolari, in condizioni educative particolari, poi producono anche i Jeffrey Dahmer, producono anche il mangiarci, voglio dire, il braccio di qualcuno. Ecco, O questa è una cosa che qualcos'altro. o qualcos'altro, esatto. Un Teo, qualcos'altro. cosa dici? Mandiamo la nostra promo e poi ci salutiamo con i saluti finali. Scusate, gioco di parole. E poi ho visto una foto passare comunque, che è quella dell'arresto, se non mi sbaglio, che vorrei comunque prima di finire Ah sì, facessi tra l'altro, vedere. La facciamo vedere dopo. lui ha fatto un po'. Poi c'è un'altra cosa che ci stiamo dimenticando e che dobbiamo fare, perché se no io mi prendo mi prendo 500.000 anni all'inferno se non la faccio.
Adesso questa qua è la foto, penso, dell'arresto, e poi c'era quella foto bellissima che a te piaceva, in cui sembra lo zio saggio di chiunque, Sì, il nostro Luna Bomber. quello che ti porta al Luna Park quando sei piccolo. Tra l'altro, una cosa volevo dire, Una Bomber è stato identificato anche come un combattente ecologista. È vero che lui ha citato diversi argomenti relativi all'ecologia. Non ne ha fatto il suo cavallo di battaglia, in ogni caso. Ha detto semplicemente che la società tecnologica ha prodotto una serie di mali in termini sociali ed ecologici al mondo umano e dell'umano nei confronti della natura. Una delle persone che lui ha ucciso, Thomas J. Mosser, nel 1994, una delle tre vittime di una bomber, è un personaggio che dirigeva una compagnia di informazione, questo lo devo guardare, la Barsund Marsteller, una compagnia ancora attiva di informazione che si occupava del, ragazzi, fare i merdoni, ecco, chiamiamola così. Fa i merdoni, ok, per coprire le schifezze che accadono e poterle comunicare in maniera più plausibile, più accettabile possibile. Lui lo uccise perché gli mandò un pacco perché? Perché quel signore lì si occupò della campagna di comunicazione che riguardò la copertura e la presentazione in maniera più politicamente corretta possibile di questa schifezza qua. Ovvero dell'incagliamento su una costa bassa e del versamento di migliaia e migliaia e migliaia di litri di petrolio da parte della Exxon Valdez nel 1989, che magari qualcuno di voi della nostra età ricorderà, qualcun altro un po' di meno. Provate ad andare a cercarlo, qualcosa di terribile in Alaska avvenne questo avvenimento. Poi, tra l'altro, fu rimessa anche a nuovo la nave e rimessa in funzione. Provocò delle belle cose tipo queste, in quantità incredibile, che si stanno vivendo ancora oggi, quindi migliaia e migliaia o decine di migliaia di volatili, cetacei e qualsiasi forma di vita distrutte da questo versamento. Lui uccise quest'uomo che si occupò fondamentalmente del fare un po' quelle robe alla Ezio Greggio, no? Presto che tardi, chiudiamo, che io veramente. Ogni volta che mi viene in mente Ezio Greggio, tra l'altro, mi viene da rabbrividire. Questo qua è una schifezza clamorosa. Ecco, lui, questo fu una delle persone che lui uccise. Ancora una volta, non vogliamo prendere le parti di una bomber dal punto di vista di assassino, vogliamo far capire perché taluni comportamenti e talune forme di comunicazione probabilmente non possono essere gestite se non da questo punto di vista, tatticamente, per queste menti, in questa maniera. Ecco. Perfetto, hai espresso secondo me perfettamente il leitmotiv di questa rubrica, Teo. Che Bene, però. facciamo questa promo e dopo ci vediamo abbiamo un amico, insomma, che dovrebbe venirci a Abbiamo un trovare, se non amico sbaglio. che è qua perché lui non preme in realtà perché lui non gliene frega un cazzo, però lui è in grado di comunicare sempre comunque. Però magari dopo preme noi, quindi è meglio farlo ascoltare. Ma intanto lanciamo Andiamo la promo. con la promo breve e via. Apriamo Vai, vai. i battenti della botteguccia dei sigilli. Il true crime più sanguinario e folle, dai serial killers alle trame del crimine nostrano, le controversie della storia mondiale lette con coraggiosa oggettività. Io sono il Teo della botteguccia artistica Crack Apart e vi condurrò nei meandri della mente. Vi attendo nella botteguccia dei sigilli. Ecco la promo che naturalmente è stata realizzata da Dagon, Dagon e lo Lorai. ricordiamo perché fa sempre dei lavori indescrivibili. Grazie Nello, grazie. Assolutamente. Bene, Teo, siamo in Assolutamente. chiusura, quindi a te l'ultima parola. E sì, allora abbiamo promesso ai nostri amici che grazie al telefono che io ho realizzato con tanta solerzia e che mi farà guadagnare sostanzialmente un altro appellativo, ma io potrei anche essere contento di questo appellativo. Volevo fare una telefonata a un amico che abita molto in basso,
molto, molto, mo molto più in basso, non di quei liberal lì di cui parlava una bomber, insomma, decisamente in basso. Per cui Negli inferi. negli inferi, esattamente. Ma mi vuoi suggerire tu qual è, adesso tolgo perché devo telefonare, giustamente, mi vuoi suggerire tu qual è il numero? Credo sia 666, però non vorrei Credo che sia sbagliarmi. 666, potrebbe essere. Proviamo a fare effettivamente questo numero, vediamo se suona libero. Beh, l'ultima volta l'ho trovato. Ti metto anche tutto schermo. L'ultima volta l'ho trovato nella Jacuzzi. Suona libero? Vediamo. Oh, eccoci, grande Lu. Ragazzi, siamo in diretta con lo zio Lu dagli inferi. Effettivamente. Sì, stavo presentando Lu. Ascolta, niente, volevo che facessi un saluto, che mi dicessi qualcosa. Sì, vabbè, ma non ti devi lamentare. Ma non ti devi lamentare sempre, cioè oramai ci conosciamo da un po', cioè praticamente mi hai prenotato a metà. Va bene, dai. Sì, ma solo metà, eh. Va bene, dai, facci sapere cosa ne pensi. Adesso ti metto col cornettone, vediamo un po', eh? Ok, eccoci qua. Ehi là, ciao a te, ciao a tutti i miei futuri ospiti. Stai dando spazio in realtà a una qualche idea di consapevolezza con queste brillanti riflessioni di una bomber. Nonostante i suoi atti materiali, per via del tentativo di educazione che ha messo in campo, mi è sfuggito. Stai spiando nella via di mezzo. Gli esseri umani devono continuare a comportarsi come vitelli, ingrassare con i divertimenti e alienazione. Così saranno perfetti i miei ospiti, ospiti dei miei residence. Regola le tue puntate d'ora in poi, per favore. Ma io, cioè, in tutta onestà, io speravo in un'accoglienza un pochettino più simpatica, cioè nei confronti di tutti, eccetera. Io le regolerò le puntate, però. Vabbè, ok. Ah, pure. Va bene, ragazzi, vuole fare anche un saluto finale, anche perché vuole salutare il nostro direttore. È vero? Ok. Va bene, dai, va bene, ecco, guarda, eccolo qua. Aspetta che adesso ti rimetto in linea, per un secondo. Va Ciao bene, Lu. Lu? Dai, grazie. Eccolo qua. Ma certamente ci sentiamo e ci vediamo presto. Che dici, eh? E saluta quel simpaticone di Luca. È un po' che non guardiamo un documentario assieme, io e lui, di quelli che ci piacciono tanto. Passate una buona nottata e ciao a tutti. Ci vediamo presto. Ciao Lu. Va bene, grazie Lu, ti saluta, poi tanto tu lo sai che ti saluta. Va bene, dai, ci sentiamo alla prossima puntata che è dopodomani, mi raccomando, dopodomani parliamo di un personaggio che si è messo la tonaca partendo da comunista, Lu. Si è messo la tonaca partendo da comunista. Va bene, dai. Va bene, dai, a presto. Ciao, 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 ciao Lu. Insomma, così hai fatto conoscere Lu ai nostri spettatori, ai nostri amici che ci seguono da casa. Sì, ma non ho capito una cosa però. Ma quali sono quei documentari che vi piacciono tanto, cioè che vi piace Non tanto se guardare voi due? ne può parlare, mi dispiace, in Non questa se ne può sede. parlare. Ma non è che magari No. sono documentari che piacciono anche a me, a te, a lui contemporaneamente? Credo proprio di sì. Credo Sì, proprio di sì. sì. Ok, va Sì, ho bene. questo, però Hai guarda, questo. indugio un po', ecco, a Indugi? proporteli. Sì, Ok, sì, sì, sì. va bene, va bene. Non voglio Questo rischiare di deluderti. dobbiamo dire che questo è il bello della diretta e ti lancio anche il tormentone. Come mai? Come mai non li possiamo dire? Perché questo è il bello della diretta. Eh sì, Ragazzi, eh sì. siamo partiti in filosofia, ma arriverà anche il sangue, eh? Arriverà anche il sangue. Signori, grazie di tutto e grazie Teo. E in bocca al lupo per la botteguccia dei sigilli. Ne vedrete delle belle. Credi, io sono prontissimo e contentissimo, eccitatissimo e tutto, e grazie a te per questa grande esperienza, insomma.
Grandissimo. Ciao Teo, buona Andiamo in serata. chiusura. Ciao ciao a Ciao a tutti. tutti, ciao ragazzi. Ciao, 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 alla prossima.